ma prima dobbiamo fare colazione. Una colazione super speciale. Il miglior giorno dell'anno è arrivato. No, ti stai sbagliando. Prima si aprono i regali. Matti, è la tradizione. Dai, non fare la falsa chiotta. Lo sai che prima dobbiamo fare colazione. Poi ho un certo languorino. Non vedo l'ora di vedere che dolci di Natale ci sono. Andiamo. Aspetta un attimo, prima volevo farti vedere il mio pupazzo. Vedi, ha vestito anche lui da Natale. Molto carino, mamma mia. Beh, c'è da dire che anche a Pasqualino queste orecchie gli donano. E più, guarda Matti, ho comprato degli orecchini a forma di albero con il regalo sotto. Andiamo in cucina e facciamo colazione. Speriamo che non abbia rovinato tutto il Grinch, eh? Non è che è passato questa notte in casa nostra e ha rubato anche le cose della nostra colazione. No. Io non la posso sopportare una cosa del genere. Andiamo. Sono troppo curioso. Wow. Oh mio Dio. Di Natale, i contenitori di Natale e questo coso di vetro di Natale e poi anche i dolcetti di Natale. Wow! Anche le candele sono di Natale, ora le accendo. Ok, candele accese e possiamo aprire i regali. Andiamo. No, Ninna, prima dobbiamo fare colazione. Non basta accendere le candele. Questa è la morning routine di Natale di Ninna e Matti. E lo sanno tutti che come prima cosa bisogna fare colazione. E poi andremo ad aprire i regali. Guarda Matti, c'è anche il camino sulla televisione. Però non scalda questo. No, è vero, non scalda. Che poi la cosa divertente è che in realtà noi abbiamo il camino vero. Perché nella televisione? Vedi, questo è un camino vero. Solo che noi non l'abbiamo mai utilizzato. Comunque, guarda un po' cosa c'è lì. I regali, dai Matti, li apro. Una spacciatina. No, stai ferma, non ci provare nemmeno. Guarda che bella colazione, tu cosa vuoi assaggiare come prima cosa? Non lo so, voglio mangiare tutto quanto, guarda, qui c'è anche del latte. Guarda che carini, tutti i cioccolatini a forma di Natale, Matti. Io mi sa che voglio un omino pan di zenzero. Ehi, ma era quello che volevo io. Allora vieni, perché sono brava. No, combattiamo per averlo. Ecco, dobbiamo fare... Una battaglia dobbiamo fare per avere l'omino pan di zenzero. Facciamo sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Ah! Vabbè, allora io prenderò questo pupazzo di Nemotka. Ehi, aspetta, lo volevo io. No, ma... Ok, pronti all'assaggio. Piccolo pezzetto di pan di zenzero. Ti staccherò la testolina in questo momento. Però lo faccio perché sei buono, eh. È il momento di procedere all'assaggio. Questa morning routine natalizia è la più bella di sempre. Vado, 3, 2, 1. Non ci credo. Ma non è un biscotto, è un marshmallow all'interno. Ci sono rimasto malissimo. Pensavo che mordendolo, crack, facesse il rumore del biscotto duro. Invece è morbidissimo. Ok, ora tocca a me. Ho paura che anche il mio sia un marshmallow, sai. Vabbè, vado, Anche il mio. Ninna, ma hai staccato un pezzo di testa al pupazzo di neve. Anche tu. Sì, beh, effettivamente non è un bellissimo spettacolo. Matti, vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, è vero, questo è una specie di portacibo di Natale. Cos'è? Ci sono degli oggetti all'interno. Di sicuro qualcosa di buonissimo da mangiare. Vai, 3, 2, 1. Ah, e vabbè, ma è ovvio, non ci avevo pensato. È del pan d'oro, perché si sa che a Natale si mangia sempre il pan d'oro. Esatto, un bellissimo pezzo di pan d'oro. Buona colazione, Ninna. Anche a te. Buonissimo. Scrivete nei commenti se a voi piace più il panettone o il pandoro. A noi il pandoro, perché nel panettone ci sono i canditi. E se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un bel mi piace a questo video. Va bene, il dubbio, io mi mangio anche l'ultimo pezzo di pandoro. E allora anch'io. Aspetta un attimo però, Ninna, non è una vera morning routine natalizia. Se non apriamo i regali di Natale. No, non intendevo quello, intendevo che non possiamo vivere la mattina di Natale senza... Metti Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Tu sei stonato. È bellissimo. Sì, Ninna, balla con me. Jingle Bell, Jingle Bell. Vai, Ninna. Jingle Bell, Jingle Bell. Tre.
così il ballo di Natale? Che cosa stai facendo? Ma sì, ma povero Willy. No, va bene, ok, basta, sì. Vai, ok. Che fatica. Ma sì, lo sai che momento è arrivato? Il momento di aprire i regali, ecco, ora li devo aprire per forza. Allora, fammi controllare un po'. Sì, dai, è arrivato il momento di aprire i regali! Dammi regali, 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 dammi regali! Con calma, Ninna, con calma, ho tutto il tempo che voglio, guarda! Dammi regali, dammi regali, dammi regali, dammi regali, dammi regali! Ho capito, prendo regali. Devi sapere che per te oggi ci sono ben due regali, non solo uno! Dammi, dammi, dammi! Apri prima questo? Sì, apri prima il più piccolo. Ok, 3, 2, 1... Aspetta, devo indovinare cos'è. Vai, prova a indovinare. Non mi ricordo neanche io cosa c'è dentro. No, che cos'è. Apro. 3, 2, 1. Dei calzini di Natale! Esatto, ci sono dei bellissimi calzini di Natale, di Babbo Natale e della Renna. Guardate che carini. Ammettilo, sono bravissimo a fare i regali. Me li metto subito. Ecco qua, sono bellissimi. Grazie, Matti. Ma non è ancora finita qui, perché devi sapere che c'è un altro regalino per te. Questo è anche più grande. Dai, prova a indovinare, prova a indovinare. No, Matti, non capisco. Vabbè, dai, aprilo allora. Oh! È un iPhone! Il tuo nuovo telefono! Non avevi idea di quanto tempo ho aspettato per dartelo, non vedevo l'ora! Che c'è? È un iPhone finto! Tu sei proprio un fazzacchiotto, dietelo! Aia, ma dai, ma che iPhone finto? L'ho ordinato 3 mesi fa, non aspettavo altro che dartelo come regalo di Natale, come dici che... Guarda, è vero, è vero. Uh-huh. Vabbè, dai, non è Natale se si fa qualche scherzetto divertente, no? Forse ho preso piadino. Poi ci sono due penne natalizie, sì. Vestite da follettino. Beh, Matti, ti sei superato con i regali, eh? E devi sapere che non è ancora finita qui, perché nella scatola c'è il terzo regalo. Sì. Che è un bellissimo regalo, sì. Degli elastici dentro a un cartoncino di Babbo Natale. Sì, elastici natalizi. E cosa dovrei farci io secondo te? Con gli elastici ci leghi le cose, no? O anche i tuoi capelli, potresti fare delle treccine natalizie. Ah, vabbè, apri il tuo. E vai, finalmente tocca a me. Ammettilo, sono il miglior Babbo Natale del mondo, vero? Non direi, Matti. È il mio momento. Wow, la scatola è grandissima. Sì. Vado? Sì. Vado, vado, vado. 3, 2, 1. L'hai rotto. Problema. Ma che cosa è? Aspetta, aspetta, aspetta. È un cappello di Natale. Guarda com'è bello, ti sta benissimo. È bellissimo. C'è scritto Buon Natale e ci sono anche le orecchie da Renna. Esatto. Vedi, io sono bravissima a fare regali. Beh, anche il mio è stato bello, però c'è da dire la verità. Con questo sono proprio un figo. Ok, Matti, è arrivato il momento di scrivere la lettera a Babbo Natale. Senti la mia. Ma scusami un attimo, scrivi la lettera a Babbo Natale adesso già per il prossimo Natale per chiedere altri regali? Non ho capito. No, Matti, senti qua. Allora, caro Babbo Natale, vorrei chiederti se il prossimo anno puoi dire a Matti di farmi regali più belli. Ehi, aspetta no, un attimo. No, no, dai, ma che cosa fai? Grazie. Aspetta. Un bacino. E lo firmo. Ecco qua, la mia letterina è pronta. Questa cosa non me la sarei mai aspettata da te. È il giorno di Natale, di Natale, di Natale. È il giorno di Natale. E i regali no. Devo aprire. L'hai rovinata, volevo dire, e i regali noi riceviamo. No, no, è più bella la mia, devo aprire. Perché io ho un sacco di regali da aprire oggi. C'è proprio una quantità infinita, una montagna. Avrò tipo 10 sacchetti. Cosa? 10 sacchetti? Esatto. Io ne ho solamente uno in realtà. Ma sicuramente sarà pieno di regali. Sì, sicuramente. Comunque, iniziamo, non vedo l'ora. Tu con quale inizi? Beh, in realtà, da come ti ho detto, ho solamente una busta che... È una busta della spesa! Babbo Natale mi ha portato il regalo in una busta della spesa. Forse erano finiti i pacchi regalo. Probabilmente, vabbè, tranquillo, inizio io. Ne ho tantissimi, così puoi guardare. Allora, vediamo. Io inizierò da
da questo bellissimo sacchetto, che è bellissimo, insomma, non è, visto che ha tutti i mostri disegnati sopra, però wow, è abbastanza carino. Che bei mostriciattoli! Ma forse questo è più un regalo da maschio, non è che si è sbagliato Babbo Natale, forse è per me quello, sì. Vediamo, no, c'è scritto Ninna. Allora, vediamo un po'. Il primo è un gioco da tavolo. Un gioco da tavolo? Sì, che strano, non l'ho chiesto. Wow! Quello? Ehi, aspetta, ma nella letterina di Babbo Natale avevo chiesto io un gioco da tavolo. L'avrà portato a me perché sarò stata più brava quest'anno. Ah, ok. Apriamolo! Vediamo un po'. Stai attenta, vai, attenzione! Ok. Si è aperto. Non l'ho capito. Ci sono delle carte. Beh, è un gioco da tavolo, Ninna. Dovremmo leggere tutto quanto il regolamento per capire. Che cosa fai? Mi sembra inutile questo regalo. È un regalo bruttissimo. Apriamo l'altro. Ok, aspetta, dentro quella busta c'è un altro regalo? Beh, certo, Matti, che ti pensi? Ho chiesto almeno 20 regali. Ok. Allora, vediamo. Ma è un altro gioco da tavolo nello stesso regalo. Due giochi da tavola in un solo regalo. C'è scritto non calpestarla, c'è il disegno di una cacca. Beh sì, sarà un gioco da tavolo sulla cacca, sarà sicuramente divertente, no? Sai che ti dico? Te lo regalo, non mi piace. Io odio la cacca, non la voglio nemmeno vedere lontanamente. Ma che regalo è questo? Ma è un gioco da tavolo, insomma. Vabbè, senti, sai che ti dico? Me lo tengo io, stai tranquilla. E anzi, sai cosa? Per convincerti che è divertente, lo proveremo anche. Sì. Lo proveremo? Io non tocco la cacca, eh? Sì, fidati di me, sarà divertente. No, dopo ci giocheremo. Ora, per favore, continuiamo ad aprire i regali, perché io non voglio vedere quel gioco strano. Va bene, ok, tocca a me. Vediamo un pochino che cosa pesco. Ok, ecco qui il mio regalo di Natale. Ah, scusa, ma ti ho detto che non voglio vedere la cacca e tu mi fai vedere la cacca? Che schifo! Babbo Natale mi ha regalato della bubù. Ma questo non è un gioco da tavola, questa è la bubù vera. Senti, Matti, per favore, balla a buttare. Vado subito, non credevo fosse questo il mio regalo di Natale di oggi. Certo che sei proprio sfortunato. Comunque guarda che ho qui un pacco rosso bellissimo. Uffa, però perché tu hai tutti questi regali super belli con questi pacchetti decorati? Perché sono bellissima. Vediamo un po'. Guarda, c'è della carta. Ok. Beh, sicuramente ci sarà della cacca finta anche a te. Ci sono due regali in realtà qua dentro. Allora, ancora? Il primo. Non ci credo. La Barbie che volevo. Guarda, è proprio quella che ho chiesto. La Barbie arcobaleno. Wow, che bel regalo, Ninna. Anche se a me le Barbie non piacciono. Allora gioca con la tua cacca. Oh, che bella, non vedo l'ora di aprirla. Ok, apriamola. Ehi, orsacchiotto, guarda che cosa mi ha portato Babbo Natale. Bellissima, vero? Era la Barbie che volevo. Eccola qui. Tiriamo fuori le scarpe. È più difficile del previsto. Maggiordomo, mi può aiutare ad aprirla? Immagino di essere io il maggiordomo. Non è affatto divertente questa cosa. Comunque, la tua bambola sta per arrivare. Perfetto, finalmente posso metterle le scarpe. Guardate che carine. Oh, le stanno proprio benissimo. E si abbinano perfettamente a questo vestitino carinissimo. Ok, anche l'altra. E ora è arrivato il momento di pettinarle i capelli. Guardate, sono tutti intrigati. Oh. Tranquilla, Barbie, ci penso io a te. Perfetto. E ora volete vedere una cosa bellissima? Nel pacchetto con la Barbie c'era un'acconciatura. Guardate che bellissimo cerchietto con questi capelli. Oh mio Dio, adoro questa Barbie. Era proprio quella che volevo e ora ci giocherò sempre. Adesso tocca a me, però devo continuare a prendere i miei regali dalla busta della spesa. Sì, muoviti però, perché mancano ancora questi qua che ho dietro. Ok, vado, eh. Sì. Ecco qui il mio regalo. È un regalo questo, Ninna? Non credo, Matti. Chi regalerebbe un coso di cartone che non so cosa sia? Forse è una racchetta da tennis.
Oh, forse è solamente una paletta rossa e verde? Sì. È un semaforo! È un bel regalo, vero? È un semaforo, quindi il semaforo è un bel regalo. Vedi, è rosso come la mia felpa. Vero, è un bel regalo? Senti, è un regalo che non capisco, quindi apro il mio, per favore. Non ha senso tutto questo. Perché sto ricevendo questi regali bruttissimi? Comunque è il momento di aprire il secondo regalo che c'è in questa scatola. Ok. Scusa? Non è possibile che ce l'hai solo tu quello. E infatti, vedi, questa volta l'ho ricevuto anch'io, perché Nino è matto il portale magico, è il regalo perfetto di Natale. Hai ragione, è il regalo perfetto di Natale, infatti è bellissimo e profuma anche. È vero, non potevo desiderare altro, la storia più avvincente del mondo con Nino e Matti. E tra l'altro, falsacchiotti, noi abbiamo deciso di farvi anche un regalo di Natale a tutti quanti. Infatti sul nostro sito ninoematti.it potrete ricevere anche voi il nostro libro autografato, autografato proprio da noi con le nostre mani, un'edizione speciale. Matti? Che c'è? Ho letto la fine di Nino e Matti il portale magico, se vuoi te la dico. No, aspetta! Ah, e comunque trovate Nino e Matti il portale magico anche nelle librerie più vicino a casa vostra. Ora però continuiamo con l'apertura dei regali natalizi. Aspetta, aspetta, questa volta voglio aprire io un regalo. Sono sicuro che sto recuperando. Forse sono partito con il piede sbagliato, no? Ok. Vediamo un po'. Sì. Vediamo. Ecco qui. Guarda, ho trovato un mini pianoforte. Che carino. E... funziona! Non ci posso credere. Ninna, te l'avevo detto che avevo recuperato. E aspetta, ci sono anche altre canzoni. Matti. Eh? Sì, scusa, fai spazio alla mia vera tastiera. Cosa? Ma questo è un piano vero! Aspetta, ti canto una canzone. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Cosa sta succedendo? Per una volta che credevo di aver ricevuto un bel regalo, tu ne hai ricevuto uno ancora più bello e grande del mio! Ehi, aspetta però, prima che apri il prossimo regalo, che ne dici? Adesso è arrivato il momento di giocare con la cacca? Ok. E vai! Allora, quando è che giochiamo? Io devo aprire i miei altri 18 regali. Beh, in realtà, Nina, sto aspettando solo te. Quella è la cacca e quella è la forma. Devi creare la tua cacca personalizzata. No, non credo proprio. Io non tocco nessuna cacca. Allora, giochiamo, falla tu. Oh, mi dispiace. È il tuo regalo di Natale, Nina. Lo devi fare tu. Solo perché almeno dopo posso continuare ad aprire i miei regali. È tutta molliccia. Che schifo. Allora, da quello che ho capito, la devo inserire qua dentro e che schifo. Per fare una forma. Ti odio. Credo che sia pronta. Ha proprio la forma di una cacca. Wow, che bella pupù. Ok, ora basta, però giochiamo. Certo che questi regali da ricchi sono proprio strani, eh. Sappi che questo non è un regalo da ricco, è un regalo da povero bruttissimo, infatti te l'ho regalato. Ah, certo, me l'hai regalato a me, ma era nel tuo pacco regalo, Ninna, non so se ricordi. Vabbè, inizio, spero di non accecare la cacca. Vai, 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 non calpestare la challenge, stai attenta. Oh, aiuto. Attenta. Ninna! Eh? Non mi dire che è quello che penso, non me lo dire! Ho accettato la cacca! Senti, sai che ti dico? Basta questo gioco, continuiamo ad aprire i regali! Il prossimo regalo secondo me è bellissimo, è tutto rosso! C'è una cosa che mi piace! Cos'è? È una borsa! Ma no, è solo un sacchetto, dai! Non ti potrai regalare una borsa a Babbo Natale! È il sacchetto di una borsa! No, cosa? Non ci posso credere, è bellissima! Aspetta, ma quella è una borsa vera? Sì, Matti, ovviamente! Guarda, è rosa ed è bellissima! Oh, la adoro! Ma
Ma quella costerà centinaia di euro! Sì, ma non è finito, perché ho visto che qua dentro c'era anche un'altra cosa! Ah, un sacchetto! Wow, Ninna, che fortuna! Ma sei proprio ignorante, non conosci la moda? Questi sono dei bellissimi orecchini! Degli orecchini d'oro? Sì, oro! Orecchini dorati per te e della pupù per me! No, 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 sai che ti dico, voglio aprire un altro regalo! Vediamo un po'... Lo sapevo che anche per me c'è il regalo super speciale. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Questo è un nuovo iPhone. Sarà per me, si saranno sbagliati, grazie. Dai, dammelo, è mio. Questa volta finalmente anch'io ho un super regalo e ha 3 telecamere. Oh sì, finalmente. Altro che la tua borsa, Ninna. Guarda qui. Ma è vuoto. Babbo Natale mi ha regalato una scatola di un iPhone. Matti, si vede che ti sei comportato veramente molto male quest'anno per ricevere solo la scatola. Non è giusto, non è giusto. Questa è una presa in giro. Comunque è il momento di aprire la mia busta dorata. Sai che significa quando è dorata? Guarda, non ne ho la minima idea. Che ci sono solo cose d'oro da ricchi. Un diadema per me, che sono una vera principessa. Cioè, scusami, anche questo è un regalo per te? Beh, è ovvio, te lo vuoi mettere te un diadema? Senti, io quella coroncina sinceramente non la voglio. Però vorrei un regalo da maschio per me. Un vero regalo, non solo la scatola. Aspetta, controllo se ho qualcosa. Questo è impacchettato, neanche si capisce cos'è. Vediamo un po', scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta. Scarta la carta e... È un regalo per il mio gatto, oh, è perfetto. Il mio gatto è il nostro gatto, Willy e Piadina sono nostri. Sono miei. Ehi, questo regalo glielo darò io, così mi vorranno ancora più bene. Ehi, hey Willy, guarda il tuo nuovo giochino. Vai, prendilo, prendilo, bravo. Ok, prendilo di nuovo. Non si sta divertendo molto. E se n'è anche andato, Matti. Dai, 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 colpisci, colpisci, amico. Willy, è il tuo regalo di Natale. Eccolo, sta giocando. Sì, bravo, Willy. Devo aprire il mio ultimo pacchetto. E questo cos'è? È verde. Questo è un maglione natalizio. Un maglione natalizio? Aspetta un attimo, ma è gigante! Un maglione natalizio con 2 teste? Cosa? Aspetta, credo di aver capito! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Questo maglione è bello, ma allo stesso tempo brutto! Ma dai, è bellissimo! Guarda, siamo praticamente 2 piccoli elfi molto carini! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Guarda, sono strettissimo, sono una specie di sardina. Non ce la faccio più a stare qui, anche poi se siamo muzzi, appena arrivati. Muzzi, mamma mia, quante volte te lo devo dire, vai più là. Ma dove vado lì? Sono bloccato. Non vedi che ci sono delle sbarre? Le sbarre di una prigione. Non mi interessa, vai più là. No, non me ne vado più là. E poi scusami un secondo, perché io sono vestito da prigioniero? Anzi, manca una cosa. Ecco, molto meglio. E tu invece per quale motivo sei vestita così? Perché io non mi metto questi stupidi vestiti bruttissimi che non sono neanche di cotone vero. Senti, è tutto sintetico quel tessuto. Io mi vesto con i vestiti che voglio io, ovvero la mia bellissima maglietta nera con le righe in fondo come le tue, tranquilli, e poi i miei bellissimi pantaloni di pelle. Tu ti sei vestita con lo stile della prigione, ma con i tuoi vestiti e non con quelli che ti hanno dato in prigione. Esatto, perché io sono una prigioniera di alto livello. Ci posso credere. E poi scusami, per quale motivo io ho questa palla da prigioniero che non mi fa muovere, che pesa 10 tonnellate? E tu invece no. Perché io ho le mie scarpe, tranquillo, so che sei geloso, però ora vai più in là. Ah, ho capito, vado più in là. Sei contenta adesso? No, ancora un po'. Ancora un po'? Così? Ancora un po'? Ah, certo, ancora un po'. Sì, sì, vuoi che faccio cadere tutta la prigione per caso? Mamma mia, quanto sei scorbutico. Io e te non sopravviveremo neanche 2 minuti. Aia, vattene via. Ciao a tutti, io sono il Grinch. Per chi non mi conoscesse,
Vabbè, io vivo per rovinare il Natale ogni anno. Solo che, beh, quest'anno i miei piani non sono andati molto bene e sono stato beccato mentre provavo a rubare i regali a Babbo Natale. Quindi, ecco, beh, questo è il motivo per cui mi trovo in prigione. Devo essere sincero però, essendo un personaggio super famoso e super ricco, super bello in tutto il mondo, fortunatamente mi sono fatto mettere in una prigione natalizia. Guardate quanto sono carine queste decorazioni, vero? E poi, insieme a me, c'è anche un amichetto. Vi presento George, il mio amichetto molto bulletto. E insieme a lui rovineremo il Natale in questa prigione. Signor Grinch! Salve signorina poliziotta! Con chi sto parlando? Sto parlando con George, il mio amichetto bulletto! E che cosa farebbe questo George nella sua vita? Dobbiamo incarcerare anche lui? Beh, no! Lui è un mio amico e insieme rovineremo il Natale a te e a tutti gli altri poliziotti! Sto per accendere la mia luce rossa! Oh. Non funziona. Non funziona. Ok, ora funziona. Sarebbe la mia luce per dire che la sto per arrestare di nuovo e mettere in una prigione non natalizia. Cosa? No. Ok, prometto che farò il bravo, però lasciatemi in questa prigione natalizia. Vedremo. Che fame che ho, ma quando ci portano il pranzo? Ehi, poliziotti, ci potete portare il pranzo per fa... Vore, che c'è? Perché stai urlando? Perché non ci portano il pranzo? Sì, perché hanno detto che oggi digiuno. Ma cosa? Digiuniamo, sì, hanno detto oggi farete il digiuno più grande del mondo e quindi non si può mangiare. Ma questo è il nostro primo giorno in prigione, non esiste che non ci fanno mangiare. Ehi, portatemi subito una carbonara, ok? Avete capito? Ehi, sono qui! Nella stanza numero 3! Mi sentite? Io e Ninna abbiamo fame! Ninna, di qualcosa anche tu! Abbiamo fame! Cosa? Cosa? Aspetta un secondo, ma cosa hai lì? Non ci voglio credere! Ma tu stai già mangiando? Non è come sembra! È che questo è il nostro unico pasto e dobbiamo dividerlo, hai capito? E io non posso dividere il cibo con te, ho troppa fame! Non puoi dividere il cibo con me? Sì, ora mi dà. E poi scusami, per pranzo ci hanno portato solo un mini cornettino? Uh-huh. E tu te lo staresti mangiando tutto? Mm-hmm. E spiegami un attimo, io, Matti, la persona che c'è qui a fianco a te, mm-hmm, cosa dovrei mangiare? Non sei simpatica per niente. Ehi poliziotti, non vi voglio chiedere altro cibo. Voglio solamente chiedervi di cambiarmi compagno di cella. Io invece vi chiedo altro cibo. Quel cornettino minuscolo non mi è bastato. Non me lo porteranno, vero? Uffa. Mi scusi signorina poliziotta, so che non è ancora Natale, ma sinceramente non me ne frega niente. Mi porti subito un pranzo degno di essere un pranzo per il Grinch. Pranzo per il Grinch, dice? Sì, proprio come quelli natalizi giganteschi, con un primo, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto e un sesto. Io posso offrirle dei biscotti in questo contenitore natalizioso? Dei biscotti? Sì. Ok, va bene. Lei Grinch è molto strano. E poi le offrirò questi bastoncini di zucchero. Oh, ma grazie, è gentilissima. Me ne può dare un altro? Un altro? Beh, sì, sai, io ho molta fame, sono il Grinch, insomma. Le verranno le carie? Non fa niente, dammelo. Ok. Lei è molto, molto, molto gentile. E secondo me ha anche molto talento. Che cosa vuole, signor Grinch? Riconosco i vandali. No, le voglio solamente dire che magari quando io uscirò da questa prigione lei potrebbe unirsi a me nella missione di rovinare il Natale a tutti i bambini. Io adoro il Natale. Il Natale va festeggiato in famiglia con tanto amore e anche tanti regali. Quindi non rovinerò mai il Natale ai poveri bambini falsacchiotti.
Ah sì? Non si permetta mai più di dire una cosa del genere. Andare subito via. Queste cose non si dicono davanti al grigio, ok? Almeno mi sono rimasti questi biscottini. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Dei biscotti? Dei biscotti a forma di cuore? Beh, sapete cosa ci faccio io con i biscotti a forma di cuore? Li spezzo a metà! Non provate più a darmi dei biscotti a forma di cuore, ok? Al massimo, datemi dei biscotti a forma di pacco regalo infuocato. Ah, devo proprio uscire da questa prigione, non sopravviverò più di 2 secondi e mezzo. Perché devo fare tutto io? Un po' più su? Ancora un po', dai! Ecco, forse è già meglio, ma no, non mi piace per niente. È troppo storto, dai, più su. Non ce la faccio più. Non ce la fai più, siamo solo all'inizio dei lavori forzati. Coraggio, dai, sbrigati. Ma mi stai facendo fare tutto a me, ti sembra normale? Ehi, guarda che ci stiamo dividendo i lavori. Tu sei il braccio, io la mente. Allora diventa tu il braccio, vediamo quanto è grande. Aia, ok, un attimo. Tu forza, alzalo, muoviti, alzalo, più forte, su, forza, 1, 2, 3, 4. Ma io mi chiedo, per quale motivo ci stanno facendo attaccare un muro finto? Secondo me perché non hanno i soldi per farlo uno vero. Comunque, secondo me, più su. Ok, più su. Sì. Sì, ancora. Aspetta, no. Siamo più bravi a fare video su YouTube. Ora chi lo dice ai poliziotti? Anzi, facciamo così. Tu sembri un muro. Mettiti un attimo. Così? Sì. Ok. Allora, piegiamo questo. Perfetto. E questo invece lo mettiamo verso così. Ok, com'è? Aia! Perfetto. E... questi lavori forzati. Quando posso uscire da qui? Inizia a farmi male il braccio. No. Mi spiegate per quale motivo, mentre tutti gli altri prigionieri stanno facendo i lavori forzati, spostando degli oggetti pesanti oppure costruendo delle cose, io invece come lavoro forzato devo cantare una canzoncina? Vabbè, sentite, non mi voglio fare domande. L'importante è che questo mi aiuti a uscire di prigione e a rovinare il Natale in tempo. E one, e two. E 1, 2, 3. Io odio il Natal, il Natal. Io odio il Natal e lo voglio rovinar. Oh, questa mi è uscita davvero bene. Io odio il Natal. Signor Grinch, ma che cosa sta dicendo? Sto facendo la canzone come mi avete chiesto voi. Sì, ma ho sentito bene. Le sue parole erano: io odio il Natal e lo voglio rovinar. Cioè, bravissima, gliel'ho detto. Lei sarebbe la mia assistente preferita nella mia missione di rovinare il Natale nel mondo. Allora, le ripeto, lei deve cantare canzoni natalizie per uscire di prigione, perché è troppo cattivo e non possiamo liberarla se odia ancora il Natale. Dai, cantiamo insieme. Mi è venuta in mente una versione migliore. Jingle bell, rovinerò il Natale a te. Jingle bell, eppure a te. Ehi, non ti è piaciuta? Finalmente un po' di ora libera. Non sì. Ne potevo più. È vero, hai proprio ragione. Questi giochi sono molto divertenti. Vorrei averli anche a casa. Ehi, ciao Matti, come stai? Non mi disturbare. Guarda qui, sto finendo l'ultimo livello di un gioco che faccio ormai da 10 anni. Sì, è sempre lo stesso livello. Dai, coraggio, ti prego. Sì, E vattene! Scusami, ma è troppo difficile questo gioco. Devo concentrarmi. Ehi! Io sto giocando con la mia bambola, mi dai fastidio? Non sei per niente simpatica, dammi sta. Dammela! Aia! Ti propongo una tregua. No. Dai, facciamo un gioco insieme. Magari riusciamo a non litigare almeno. Guarda qui. Praticamente questo lo devi lanciare così. Esatto. E poi dovresti riuscire a farlo cadere nel tuo canestro, però. Vediamo. Guarda.
Abbiamo perso tutte le palline, Nino. Tiriamo questa. Che cosa stai facendo? Aspetta! Addio! Due, tre, uno! Ehi! Rigiochiamo? Ho un po' di mal di testa ora. È arrivato Babbo Natale. E lo sapete chi è Babbo Natale? È quel signore vecchio e brutto che porta i regali ai bambini. E infatti ecco qui, andiamo a portare i regali sotto questo albero, sì, Salve guardiano dell'albero di Natale, come sta? Salve signore, tutto bene? Io sono venuto qui per portare i regali di Natale. Molto bene signore, li metta proprio sotto l'albero, prego. Oh, grazie. Aspetta un attimo, ma cosa succede? Ecco cosa succede, che Babbo Natale non metterà nessun regalo sotto l'albero quest'anno, perché io uscirò di prigione pur di fermarlo. Dopo aver toccato il pupazzo di Babbo Natale, devo andare a disinfestarmi un po' le mani, che schifo. Non ce la faccio più a stare con te. Senti, ti dico, basta litigare, dobbiamo coalizzarci. Coalizzarci? E per fare cosa? Spiegami, vuoi giocare a calcio? Una squadra di calcio vorresti fare? Per evadere. Cosa? Per evadere. Per evadere? Sì. E come evaderesti da questa prigione di massima sicurezza, scusami? Io che ne so, in qualche modo, insomma, dobbiamo pensarlo insieme. Però so che se litighiamo non riusciremo mai ad evadere. Ah, per una volta hai ragione. Solo per questa volta, ovviamente. Io, per iniziare, potrei provare a distrarre il poliziotto. Ok, e io distraggo l'altro. Ok, e poi una volta che li abbiamo distratti... evadiamo. Ok, improvvisiamo, okay. capito, perfetto. Aia, mi sono fatta male! Nina si è fatta male! Sì, aia! Dovete venire, sì, andate a prendere il kit, di infermeria, datelo io! Aspetta un attimo! Che c'è? Se li facciamo venire qua, non possono evadere! No, infatti, ho detto di andare a prendere il kit di infermeria! Ok. Aia! Lui ha bisogno di un'ambulanza. Io sto benissimo. Vabbè, sentite, ho già passato troppo tempo qui dentro. Direi che è arrivato il momento di uscire. Insomma, i regali di Babbo Natale non è che vengono distrutti da soli. Quindi utilizzerò il mio oggetto segreto che, indovinate un po', sì, è proprio un pacco regalo. Un pacco regalo speciale, però. Mi raccomando, fanzacchiotti, vi consiglio di lasciare un mi piace, oppure beh, quest'anno non avrete nessun regalo sotto l'albero. Ehi, signora poliziotta, venga qui! Mi dica, signor Grinch, io non ne posso più di essere chiamata da lei. Questo periodo in prigione mi sta facendo diventare una persona più brava. Sì, ci dovrei credere. Assolutamente sì, perché guardi un po' qui, le ho portato un regalo. Un regalo per me? Sì, è un regalo di Natale per farle capire che io non sono più cattivo. Ma non è che è un regalo pericoloso? No, assolutamente no. Avevo pensato di metterci una bomba. Poi ho messo una cosa più carina. Meno male. Allora lo apro. Faccia pure. Ok, vediamo. Allora. Ma c'è un'altra scatola? Ok, va bene, vediamo un po'. Allora, questa scatola va tirata fuori così e va... Oh, c'è un Babbo Natale su questa scatola, che carina. Allora, ma c'è un'altra scatola? E questo che cos'è poi? Va bene, apriamo un'altra scatola allora. Vediamo. Che cosa c'è? Ma c'è un filo. Che cosa ci dovrei fare con questo filo, signor Grinch? Signor Grinch!